A luglio sono state immatricolate oltre 1.300 rimorchi e semirimorchi, con un calo del 3% rispetto al 2023, mentre ad agosto la contrazione è stata del 17%. Questo trend negativo porta il dato complessivo dei primi otto mesi dell'anno a meno 12%, con una perdita in volume di quasi 1.300 unità sul 2023, già in flessione sull'anno precedente. Il 2024 si conferma così un anno nero, con ben sette mesi su otto in flessione rispetto al 2023. È quanto rileva un RAE, secondo cui il quadro delineato è estremamente preoccupante e, senza interventi mirati e concreti da parte del governo, il timore è che le difficoltà del comparto non possano essere risolte in tempi brevi. Lo stallo negli investimenti, inoltre, sta inevitabilmente aggravando l'età media del parco circolante italiano, che ha ormai superato i 17 anni, con gravi conseguenze anche per la sicurezza stradale. Nonostante la gravità della situazione, l'augurio è che il mercato possa reagire, anche grazie ai fondi destinati per il 2024, all'acquisto di veicoli di ultima generazione, compresi quelli per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.